cimitero di Sant'Agata de' Goti, siamo in provincia di Benevento. Ieri mattina, giovedì, intorno alle 8:30, a causa delle forti piogge, un'ala, quella che vediamo proprio oltre questa parete, è andata giù. Bare e urne per circa un centinaio sono tutte scivolate nel vallone. Ci sono i miei soci, la mamma e il papà di mia moglie, i nonni, diciamo che tutto il ramo materno di mia moglie è precipitato tutto nel torrente. E al suo scena? È nell'ala che è crollata. Sì, nell'ala che è crollata, però è stata recuperata poco tempo fa. 13 le file di loculi coinvolti nel crollo all'interno proprio del cimitero. Siamo nella parte più evidente dove c'è stato il crollo, anche se per vedere bisogna oltrepassare questa area. Con la pioggia si è alzato il volume dell'acqua. E quindi ha fatto... Quindi camminava di meno. E questo qua è quello che resta... In piedi. Della vecchia... Bravo, la fila. È drammatico. Drammaticissimo. E cresce in queste ore la rabbia dei parenti, parenti che arrivano anche qui per avere informazioni sui loro cari. Non credo che sia stata la pioggia dei giorni scorsi la causa di questo crollo, perché questa è una tragedia annunciata. Per molti questa è un evento che poteva essere evitato. Purtroppo era un manufatto molto fatiscente, quindi non c'è mai stata manutenzione. Credo proprio di no. La procura di Benevento ha aperto un'inchiesta per chiarire le responsabilità. C'è un mio padre lì che chiaramente sta lì nell'acqua, nella cosa, e non si può fare niente fin tanto. Abbiamo detto se sono riusciti a recuperare la bara oppure no. No, perché hanno incominciato dall'altro lato, lui stava più di qua. Tutto ci fa avvilire, perché poverino, dopo tanti sacrifici, una bravissima persona, ha dovuto fare questa fine.